Ciao a tutti, io sono Ludovica e io sono Aurora, migliore amiche, stessa acconciatura. Oggi siamo qui per raccontarvi la storia della nostra vita e spero che appunto dalla nostra storia potete trarre beneficio. Ciao a tutti, io sono Ludovica e io sono Aurora, migliore amiche, stessa acconciatura. Sì, allora, oggi è stato il nostro primo giorno di scuola e prima elementare. Sì, è settembre, però fa un caldo. Infatti, sembra quasi estate. È vero. E da oggi noi siamo diventate migliori amiche. E abbiamo conosciuto tante belle persone. Sì, tanti amici nuovi. E sono molto simpatici, però sono tutti maschi. Vabbè, non fa niente, cioè. Male. Ciao a tutti! Io sono Domenica. E io sono Aurora. Migliori amiche, stessa acconciatura. Oggi siamo in seconda elementare. Come potete vedere è inverno. Primavera e inverno, sì. Davvero. E oggi abbiamo avuto ginnastica a scuola. Sì. E abbiamo una notizia stupenda. Abbiamo iniziato ad uscire con quei nostri amici. Sì, e sono sempre più simpatici. Li adoriamo. Sono fantastici. Ciao a tutti. Io sono Ludovica. E io sono Aurora. Migliore amiche, stessa acconciatura. Oggi vi volevamo dare una bella e una brutta notizia. La bella è che siamo in terza elementare e fa tanto tanto caldo. Quella brutta invece è che i nostri amici di prima e seconda, sì, diciamo che ci sottomettono perché dicono che le femmine sono inferiori ai maschi e ad esempio ci fanno mettere così come un cane, un cavallo, e loro si mettono sopra di noi e noi dobbiamo trasportarli. E non lo so, prima ci piaceva, ma adesso non più. E non lo so, sono un po' antipatici. Ciao a tutti! Io sono Ludovica. E io sono Aurora. Migliori amiche, stessa acconciatura. Oggi abbiamo una bella e una brutta notizia come sempre. Quella bella è che siamo in quarta elementare e abbiamo fatto la comunione. Quindi, ciao ragazzi, noi Stefani! E quella brutta invece è che i nostri ragazzi, cioè non i nostri amici sono sempre più scontrosi con noi e dice questa cosa ci fa stressare. Ciao a tutti, io sono Ludovica e io sono Aurora. Migliore amiche, stessa acconciatura. Oggi volevamo parlarvi di quei nostri amici. Sì, allora praticamente oltre ad insultarci di persona, ora lo fanno anche sui social. Questa cosa ci ferisce ancora di più. Sì, perché oltre a discriminarci, loro ci discriminano anche persone che noi non conosciamo da tutta l'Italia. Ci hanno messo in giro delle voci su di noi assolutamente non vere. Quindi ho tutti quanti ci aiuta. Esatto. E questa cosa mi dà fastidio perché anche le persone che non ci conoscono, che non conoscono noi come siamo fatte, ci insultano. E ad esempio sotto un nostro post, cioè una cosa meno offensiva che ci hanno scritto, vai a ucciderti, ti odiamo, tu non vali niente, sei uno scarto della natura, ti prego dimmi, cioè, perché sei nata, dimmi che tempo ti ficcherai la testa nel cesso e tirerai lo sciacquone, cose del genere che a noi veramente ci turbano, perché però queste cose sono solo come meno offensive. Esatto. E quindi speriamo che questa cosa finisca presto. Ciao a tutti, io sono Ludovica e io sono Aurora. Migliori amiche, stessa acconciatura. Come avete potuto vedere, noi oggi siamo girate per un non valido motivo. I ragazzi sono sempre più violenti e ci hanno accerchiate e messo le mani addosso e ci hanno fatto del male, sia psicologicamente che fisicamente. E noi siamo girate perché Non voglio farvi vedere il dolore che ci hanno creato, il male che ci hanno fatto. Però a dirla tutta, questa cosa non ha senso perché noi gli abbiamo sempre detto tutto e non ci sembra giusto. Quindi ora vi faccio vedere quello che effettivamente ci hanno fatto. A me hanno creato un pugno e invece mi hanno messo la mia cosa. Io sono senza parole, non potevo credere che arrivasse un altro. Non sappiamo più cosa fare. Non lo capiamo.
Ciao a tutti. Io sono Ludovica. E io sono Bruno. Stessa conciatura. È passato più di un anno dall'ultimo video. Io siamo in seconda media. E le impressioni non sono finite. Ad esempio a me hanno di nuovo stretto la gola, però per fortuna è arrivato un professore e quindi hanno subito smesso, io sono un po' di rosso. A me invece non finiscono, ogni volta, ogni giorno devono o tirarmi i pugni alle spalle, al petto, o alle cosce e i calci agli stinchi e non riesco più a camminare, cioè vabbè, per quanto mi fa male. Noi abbiamo valutato la situazione, abbiamo raccontato tutti i nostri genitori e loro hanno detto che la cosa migliore da fare è andarla a denunciare. Quindi molto presto e io spero di avere il coraggio. E spero che questa cosa funzionerà e ci lasciamo finalmente in pace. Ciao a tutti, io sono Ludovica. Io sono Aurora. Migliori amiche, stessa acconciatura. È l'ultimo video, è passato un anno. Siamo in terza media. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto noi. Ed è una liberazione. È la cosa più bella fatta finora, forse. Perché loro finalmente hanno finito. Noi siamo finalmente libere. Sì, siamo finalmente libere da tutte le torture. Poi loro ci hanno anche chiesto scusa. È stato il momento forse più bello di tutti, veramente. E poi non ho parole per descriverlo. E quindi ragazzi, niente, qui finisce la nostra storia. Noi siamo più forti. Ce l'abbiamo fatta. Perché non era colpa nostra. Non era mai stata colpa nostra. Non siamo mai state noi le persone quelle perché sbagliate. Noi siamo perfette. Bene. Spero che la nostra storia vi abbia sensibilizzato e vi abbia fatto capire che non è bello essere presi di mira, né tantomeno prendere di mira. Perché se tu maltratti una persona, è come se mascherassi la tua pochezza. E poi la persona debole non è chi stai maltrattando, ma sei tu. Io vorrei fare un appello a tutti quanti. Non maltrattate le persone. Voi vorreste essere bullizzati, vorreste essere presi di mira, vorreste essere picchiati, offesi. Io non credo. Allora perché farlo con le persone che magari si chiudono in loro stessi, non parlano, sono anche asociali? Perché? Invece io rivolgo questo appello a tutte quelle persone che sono bullizzate. Io vi dico, non fatevi sottomettere da niente e da nessuno. E se vi dovesse succedere, dovete avere la forza e il coraggio di parlarne con qualcuno, magari un vostro amico, oppure i vostri genitori. Basta che avete la forza di dirlo a qualcuno. Così poi si potrà trovare una soluzione. E alla fine poi potrà andare tutto bene. Dovete solamente avere forza e soprattutto fiducia in voi stessi. Niente, questa qua è la fine di tutto, la nostra storia. E spero che vi sia stato d'aiuto. Sì. Ciao a tutti. Aurora e Ludovica, migliori amiche. Stessa